ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, video velocissimo stasera su una maschera. Vi ho fatto vedere su Snapchat che ho ricevuto questa maschera. Praticamente questo sito mi ha contattata e mi ha dato una lista di cose fra... è un sito coreano di skincare coreana, ovviamente io occhio e cuoricino, mi ha lasciato una lista di cose fra cui scegliere e c'era questa che io volevo acquistare su Amazon e quindi l'ho presa al volo. Vi lascio comunque tutti i link sotto, la trovate appunto su Amazon, la trovate da tutte le parti, ed è questa maschera di Eliza Vecca, Milky Piggy Carbonated Bubble Clay Mask, ed è quella maschera, l'argilla che fa le bolle quando voi la applicate. E quindi adesso la proviamo insieme perché io ce l'ho qui, nuova. Non l'ho ancora aperta, ho tolto semplicemente il sigillo perché ero curiosissima. La maschera arriva in questa confezione di plastica, ha la sua spatolina, comunque vi lascio tutte le immagini. E adesso la applichiamo insieme. Pronti? Allora, io mi sono preparata dei dischetti di cotone con l'acqua micellare e adesso mi strucco solo il viso, poi vado a darmi anche una sciacquata in modo da avere la pelle pulita e da provarla insieme. Se me lo state chiedendo, l'acqua micellare è quella di L'Oreal che sto usando perché era quella più comoda da prendere quando avevo finito tutto e mi sta piacendo. Allora, finisco di struccarmi, e lavo il viso e torno, lascio gli occhi, dai, così facciamo veloce. Ok, ci siamo. Allora, ho lasciato il mascara così facevamo presto. Io vado ad applicarla. Allora, tolgo la spatolina. No, ok. Cerco di aprirla e la applichiamo insieme e poi, mentre aspettiamo che faccia effetto, vi parlo un po' della maschera. Ho tirato giù qualche informazione. Oddio. Allora, intanto vedete la consistenza. Ok, iniziamo da qua. Io ho guardato questa maschera applicata su un sacco di canali e in un sacco di video. Ho imparato una cosa. Dovrò stare un po' attenta, ecco, a non applicarla proprio tipo vicino all'attaccatura dei capelli, perché questa poi gonfiandosi, facendo le bolle, oddio, ho paura che mi insozzi più di quanto mi insozzo già quando faccio le maschere. Oddio, oddio, qua sta già succedendo qualcosa. Dovrei essere velocissima nel farlo, ma... mi sa che devo fare strati un po' più spessi. La spatolina è... ma sta già gonfiando! La spatolina è comoda. Oddio... oh. Vedete che qua sta già iniziando a gonfiarsi? Allora, rimettiamola bene sul naso. Oh, oddio, si sta già gonfiando. Sì, ma... vabbè, facciamo così. Ok, allora, intanto mentre finivo di stenderla già si stava gonfiando, sento che fa un po' il solletico, sento fare... oddio, tra un po' non vedrò neanche più. Oh oh, non la mettete, ecco, qui, perché sennò non respirate più, va bene. Allora, mentre la facciamo agire, sono le 21:30, gli diamo 5-7 minuti, vediamo, vi leggo un po' di questa maschera.
ho cercato delle informazioni su internet perché ovviamente qui è tutto scritto in coreano e qui non si capiva nulla. Allora, vediamo un po' dov'è. Allora, adatta per tutti i tipi di pelle, soprattutto le pelli miste grasse, composta da ingredienti specifici che vanno ad agire sulla produzione di sebo e sui pori dilatati. Contiene argilla bianca, estratti di tè verde, collagene, polvere di carbone. Polvere di carbone, estratti di lavanda, estratti di foglie di bergamotto, estratti di fiori di camomilla ed estratti di foglie di rosmarino. Oddio, non respirerò più. Va applicata sulla pelle completamente asciutta mediante la spatolina in dotazione, evitando la zona più vicina agli occhi e alle labbra, come ho fatto io, uguale. Va lasciata in posa per 5 minuti e poi risciacquata con acqua calda. Volendo, prima del risciacquo la si può massaggiare sul viso per un altro minuto. Noi faremo così. Allora, quindi questa è una maschera purificante. Secondo me è una maschera più... Adesso vediamo alla fine come quando la vado a sciacquare e a massaggiare, perché la massaggiamo. Però io ho letto varie recensioni, ho visto vari video e tutte dicono sì che è una buona maschera, molto simpatica. A me viene da grattare, mi fa un prurito, fa i solletti, così, è vero. Però ecco, mi incuriosiva provarla. Sono passati 5 minuti e quindi io adesso faccio quello che c'è scritto, quindi... Cioè, guardate quanto ho gonfiato, quanto sono entrata dentro con le mani, con le dita, quindi... Oh. Avatar. No, i capelli puliti, no. È piacevole massaggiarla perché siccome mi faceva tantissimo prurito e solletico, adesso mi sto tipo massaggiando barra grattando. Qua continua a gonfiarsi. Non smette mai di gonfiarsi. Ok, vado in bagno. Rieccomi. Allora, a pelle asciutta, mi sono lavata. Non ho ancora applicato la skincare proprio per sentire la pelle com'è. Allora, divertente, ok? È una maschera divertente, vi divertite, fate un pigiama party con le vostre amiche, vi mettete la maschera che fa le bolle, yu, che bello. Sinceramente, sì, la pelle, si vede che ho fatto una maschera purificante perché comunque la sento più pulita. Niente di mai visto, anzi, cioè, ho maschere purificanti a base di argilla che non fanno le bolle, sono meno simpatiche forse, però che funzionano meglio, e in generale ho maschere migliori. Tra l'altro, quando ho spento la telecamera, mi sono alzata, sono andata in bagno, si era già rigonfiata un'altra volta e quindi che ansia per toglierla, mi sono rifatta lo shampoo praticamente e mi è finita anche in bocca perché è inevitabile non mangiarsela ed è pure salata se vi interessa. Però ecco, sì, è simpatica, non costa tantissimo, ma ripeto, è divertente. Prendetela come una maschera divertente, non è la maschera migliore del mondo, non ha quel quid in più. Non è neanche facilissima da reperire, quindi ve lo dico proprio sinceramente, io ci ho voluto mettere il dito perché ero curiosa, però ecco, potete farne a meno. Bene, ok, vabbè, spero di avervi fatto comunque compagnia con un video velocissimo, vado a finire di mettermi le mie creme, togliermi il mascara e tutto, al prossimo video, ciao!